Sarebbe riduttivo, dicevamo, parlare solo di fashion e di beauty. Abbiamo visto anche un ricco panel di appuntamenti per descrivere un po' a 360 gradi il mondo femminile. Esatto, infatti lo slogan, diciamo, della manifestazione è Vivi l'esperienza Cosmodonna. Abbiamo una parte importante dettata dagli espositori che venderanno i propri prodotti, e sono migliaia quelli presenti, sono centinaia di espositori, migliaia di prodotti nelle varie categorie, ma in più abbiamo tutti questi eventi che cercano di raccontare un po' i vari interessi delle donne. Si partirà dalla prevenzione in collaborazione con gli ospedali, a eventi più divertenti, più coinvolgenti, esperienze sul mondo beauty e fashion insieme agli istituti del territorio. Abbiamo la criminologa Roberta Bruzzone, spettacoli divertenti con degli attori fantastici, perché vogliamo raccontare anche il divertimento, deve essere sì cultura, sì prevenzione, ma anche divertirsi in una manifestazione come la nostra. La prima volta a Verona, c'è un'emozione particolare? Sì, direi di sì, abbiamo sbloccato il livello come nei videogiochi, siamo venuti a Verona e per noi è un bel traguardo perché è comunque una piazza importante, le stesse aziende hanno riconosciuto che Verona è uno dei quartieri più importanti a livello nazionale e stanno investendo parecchio, quindi per noi sì, è un'enorme soddisfazione. Com'è nata un po' questa idea di creare il format, visto che è ideatore di Cosmodonna? Allora, l'idea è nata ancora nel 2018, poi siamo stati fermi causa Covid, ok? Ma perché ci siamo resi conto che l'universo femminile fortunatamente stava avendo una fioritura importante e abbiamo voluto creare questa manifestazione per racchiudere tutte le novità, dare stimoli anche all'imprenditoria femminile, perché il 90% delle nostre aziende sono titolate da donne e quindi c'è un crescendo importante e vogliamo cercare di rappresentare questo universo.